La di questo posto, questa della gente che rimane ferma in mezzo alla strada, è una delle più notevoli. Ma vedi qua? E vabbè, funziona? Cioè serve a qualcosa? Da una parte direi di no, perché tanto non è che decidi per quello. Dall'altra parte, se è vero che la gente non è interessata, il tema è quanta gente decide in modo improvvisato all'ultimo momento in un sistema come questo, in cui comunque devi registrarti per il voto, per cui un minimo di interesse devi averlo. Però magari può essere che qualcuno invece, quando va a votare indeciso, si ricorda: ah, guarda, quello stava là, era convinto. E magari... Beh, tra l'altro, però se ci fai caso, c'è una certa differenza finora, anche nonostante. Comunque, nonostante abbiamo visto con volontari di questo tipo anche per Hillary, per esempio, un segnale diverso è arrivato tra Ron Paul e gli altri candidati. Cioè, finora su Ron Paul abbiamo visto un sacco di gente che si è messa per strada, quindi anche a livello di profili di candidatura vedi una differenza. Ron Paul sicuramente sembra molto più dal basso, molto più spontaneo e volontario, mentre su Hillary, ma anche la stessa cosa dei comitati che ti fanno fare il giro con la macchina, mentre su Hillary non ti fanno neanche entrare, non ti dicono niente. Quindi secondo me, oltre a ricordarti tutta la vecchietta che ti fa tutto il tifo, è interessante anche perché ti dà l'idea di un coinvolgimento forte, di un coinvolgimento anche spontaneo dal basso. Quindi non so quanto riesce a spostare, però sicuramente in una situazione di bilico, secondo me potrebbe comunque coinvolgere un po' di più. Comunque vedi la persona che si sbatte in questo freddo della Madonna, 5-6 ore, tutto innevato, evidentemente è uno che ha un motivo per farlo. Perdono sia Ron Paul che Hillary, anche se sono diversi tutti e due, quindi andiamo da... I am Gaetano Grasso and I approve this message. I am Paolo Guarino and I don't approve any message. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. We are waiting for Johnny Duarte, a movie star. Yes. Il fastidio di Guarino è in diretta dal New Hampshire con un pezzo di maiale e a buttarlo giù di corsa perché dobbiamo correre qua e quello adesso è in ritardo. E no, hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every single song I wrote to you would take the breath away, I'd write love. Even more love with me, you'd fall. I try to hear the voices of the people that I hope to play someday. And the more I travel in this country, the more I realize the beautiful spirit of the American people. It's one of my all-time favorites. Well, I want to say that Italy has been a great friend of America. And if I'm president, I will push for Italy to be part of the United Nations Security Council. And I want friendship with the European Union, but especially Italy. The relationship needs to be once again strong, and I will make it stronger. I love the Italian people. Italy is a great nation. It's very active in international peacekeeping. It's a world leader economically, but I would push for Italy to be part of the United Nations Security Council as a permanent member. And how will America be with you? Well, Italy will be very important. America, how will America be with you? Well, I'm going to win, but it's going to take a few primaries, so I need the support of all American voters. Things you're saying you're going to do? Absolutely.